Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Lisa e voi siete i benvenuti. Nel video di oggi vedrete una cosa pazzesca che praticamente è l'evoluzione di un mobile fino ad arrivare alla terza vita che vedrete tra poco. Perché tre vite? Perché partiamo subito col dire che il mobile era stato acquistato per contenere tutti gli oggetti che io utilizzo per fare le mie creazioni e sarebbe dovuto stare in veranda. Quando è arrivato, però, mi sono accorta che andava sistemato per bene, perché io credo che sia successo esattamente questo. Mentre il corriere saliva su verso l'infinito e oltre, che sarebbe il paesello di montagna dove abito, gli si è aperto il portellone. Il pacco contenente il mio mobile ha iniziato a scivolare giù lungo un pendio e ha iniziato a sbattere contro camion, macchine, persone, cose, fino ad arrivare a schiantarsi giù alla fine del dirupo. In realtà la cosa è che è arrivato, vi giuro, a pezzi, tutto rovinato. Poi vabbè, per una serie di problemi non ho potuto fare il reso e quindi me lo sono dovuta tenere. Tenerlo in quel modo però non mi piaceva, perché comunque era un mobile nuovo. E quindi ho deciso di dargli una sistemata. Da lì, mentre ho iniziato a sistemarlo, però, mi è venuta l'idea di farlo diventare il mobile della televisione, perché alla fine il materiale era abbastanza buono e quindi secondo me poteva meritare una chance per stare all'interno della casa. Nel 2018 io lo dipinsi con questa fantasia qui e poi ebbi la brillantissima idea di mettere a chiusura una vernice che aveva tra le varie caratteristiche intrinseche il fatto di virare col passare degli anni verso il colore fluo. Quindi in pratica la realtà è che questa vernice di chiusura, con il passare del tempo, ha iniziato a cambiare colore ed è diventata color giallo radioattivo. Sembrava un po' un mobile preso dalla zona di Pripyat. Vabbè, l'avete capito, la zona del disastro di Chernobyl, perché vi giuro, era diventato così fluo che praticamente se entravi in cucina con la luce spenta riuscivi a vedere nitidamente il mobile. E quindi appunto dopo diversi anni ho deciso di dargli di nuovo un'altra possibilità. Per farlo ho utilizzato la chalk paint. Nella prima parte del video, che è quella che sto per andarvi a spiegare, vedrete come ho trasformato il mobile aggiungendo le cornici e cambiandogli il colore. Nella seconda parte del video, che non è doppiata, quindi io mi scuso in anticipo, perché vedrete, sentirete me che parlo così. Più che altro sembra Roberto da Crema in una delle sue reclame. Qua abbiamo l'offerta del mese, la macchina del caffè. Guardate, super moderna, 99 euro e 1000 cialde, 1000 cialde in omaggio. E in realtà semplicemente era che giravo il video con la bocca vicino al microfono e quindi si percepiva perfettamente lo spostamento d'aria. Spero che la cosa non vi dia parecchio fastidio, mi dispiace un po' per come è venuta, ma ho deciso di non doppiare quella parte perché secondo me avrei dimenticato di inserire qualche particolare. Vi lascio alla visione del video. Ho iniziato scartavetrando tutte le parti del mobile che ancora non era montato. Dopodiché, una volta che ho opacizzato tutta la superficie, sono andata a costruirmi le cornici che avrei poi messo nelle parti esterne dei cassetti. Per farlo ho utilizzato dei listelli di abete di 2 metri e dei mezzi tondi. I listelli di abete sono stati posizionati nella parte più esterna dei cassetti e delle ante, e internamente ci ho messo questi mezzi tondi. I mezzi tondi sono stati tagliati con un'angolazione di circa 45 gradi. Dopo aver fissato tutte le varie componenti nei cassetti, ho aspettato che asciugasse per qualche ora e poi sono andata a stuccare tutte le parti dove si congiungevano i cassetti, scartavetrare e passare una vernice di fondo. E per finire ho decorato con questo tipo di lavorazione.
e arriviamo dunque al 2021. Procederò con la pulizia della superficie. Inizio a dare una leggera carteggiata per rimuovere lo strato superficiale di vernice. Con un po' di alcol etilico denaturato sto andando a detergere tutta la superficie. Adesso che le superfici sono tutte pronte, sono perfettamente sgrassate, e io inizierò a ridipingere tutto il mio mobile. Per farlo utilizzerò questo tipo di chalk paint che non ho mai utilizzato prima, e l'andrò a far diventare, aggiungendo un po' di giallo e un po' di marrone della tonalità che desidero. Vi ricordo che la chalk paint va mescolata spesso durante l'uso. Consigliano di comunque chiudere il coperchio durante la lavorazione in modo da non fare seccare i pigmenti. Adesso che ho finito il davanti, io mi sono accorta di quanto in realtà fosse brutto questo mobile, perché adesso vi faccio vedere il sopra. E niente, mi sono accorta che in realtà finora, per questi 4 anni, ho ottenuto un mobile fluo. Ma grazie al cielo è possibile rimediare, e adesso andrò a tingere anche la parte superiore. Quello che sto andando a fare è esattamente cercare di creare varie sfumature sulla struttura. Come vedete già nei cassetti in basso si può intravedere, sto passando un verde salvia che ho creato io, unendo il bianco, un po' di marrone e un verde, e addizionando anche del giallo per scaldare ulteriormente la tonalità. Quello che vado a fare essenzialmente è usare questo pennello da asciutto e vado a spostare il colore su tutta la superficie. La prima cosa che faccio è andare a prendere un po' di colore, andare a scaricarlo ancora il più possibile su un pezzo di carta, fino a che appunto non sia quasi del tutto asciutto. Si va a passare lungo le cornici e nei tratti in cui vogliamo dare carattere, creando una sfumatura. Adesso quello che andremo a fare sarà appunto cercare di accentuare tutte queste sfumature qui. Al contrario di poco fa, stavolta i pennelli devono avere sempre un certo grado di umidità per consentire alle setole di avere questa mobilità qui. Con il pennello, che appunto ho bagnato e poi asciugato con della carta, andrò a prenderlo, a scaricarlo, e quando sarà quasi asciutto lo andrò a scaricare ancora sulla carta. Dopodiché inizierò a trattare la superficie, concentrandomi soprattutto lungo i bordi esterni e nei bordi interni, e soprattutto cercando di evidenziare le parti in cui ad esempio si incontrano i mezzi tondi fino a formare l'angolo. L'operazione è abbastanza lunga, ma a mio avviso il risultato che ne esce merita davvero il tempo speso. Alla fine sarà necessario coprire con una vernice protettiva. Io sto utilizzando questa, che ha una finitura opaca,
darò ben tre mani di prodotto come da indicazioni, visto che la mia credenza andrà a finire in cucina e questo la proteggerà appunto dai vapori e dall'umidità. Video è finito, io vi ringrazio per essere stati con me fino alla fine. Vi ricordo che qualora decidiate di montare le cornici lungo le vostre ante, dovrete necessariamente spostare in avanti le cerniere oppure dovrete allargare fino a che vi permetteranno di aprire e chiudere correttamente l'anta. Qualora il video vi sia piaciuto, vi invito a lasciarmi un mi piace qui sotto. Qualora non vi sia piaciuto, è meglio che non facciate nulla. Qualora il topic del canale vi interessi, vi invito appunto ad iscrivervi e ad attivare le campanelline per non perdervi le notifiche e magari a lasciarmi un commento qui sotto. Vi ricordo inoltre che da poco è nato un blog in cui condivido tante idee carine e facili da realizzare. Trovate il link qui sotto. Ci vediamo nel prossimo video e io vi aspetto.